Mostra internazionale Fiera di Roma, ci troviamo qui alla mostra di bellezza di tantissimi bellissimi animali. Ecco qui, vedo che ci sono di tutte le razze, ci sono. E vediamo anche dei cani particolari che non conosco il nome della razza. Ci avviciniamo, ecco qui, sono bellissimi. Eccoli qui, hanno uno sguardo, eccolo qui. Sei tu l'allevatrice? Ecco qui, ciao Cristian, come ti chiami? Silvia, dell'allevamento Grandi Grigi di Arezzo. Perfetto, questa razza di cani io non conosco il nome, l'ho visto con Maria De Filippi questa razza. È del nostro allevamento, si chiamano Weimaraner o Bracchi di Weimar e sono cani adatti alla vita in famiglia con i bambini, sono assolutamente dolcissimi. Poi con un'attenta selezione naturalmente viene fuori questi soggetti qua. Ecco, ricordiamo come si chiama il tuo allevamento? Dei Grandi Grigi di Arezzo. Perfetto, ah, perciò dicevi che viene proprio da Maria De Filippi? Sì. Ah, raccontaci allora di Esther, se non sbaglio. No, lei si chiama Ether, in realtà non è proprio di Maria De Filippi, ma di Massimo Perla, l'istruttore cinofilo che avete qua a Roma. Sì, sì, che conosciamo benissimo, Massimo Perla. Lui fa un sacco di pubblicità, il suo lavoro, insomma, la sua vita è con i cani e Ether è la sua e ha partecipato non solo a C'è posta per te, ma anche a diversi film e altre pubblicità. Sì, infatti anche ha portato moltissimi cani, Rex, Turbo, tantissimi cani. E vogliamo dare un saluto a Maria De Filippi? Assolutamente sì, ciao Maria. Ciao Maria, qualche anticipazione su Ether? Non si può dire niente, top secret. Top secret, sono Maria. No, nel senso, Ether è anche una cagna che inizia a avere i suoi anni, prima o poi magari verrà messa a riposo dalla trasmissione, non lo so, queste sono cose della trasmissione che non, insomma, non so niente. Certo, non sappiamo nulla. Quanti anni ha adesso Ether? Avrà una decina d'anni tutta, sì, sì, sì. Ci picchia 10 anni Ether, è cresciuta con la trasmissione, noi tutti la seguiamo perché è una razza che prima non avevamo visto. Mi ridici la razza come si chiama perché non è facile pronunciarlo. No, è Weimaraner o Bracco di Weimar. Ah, Weimaraner. 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 O Bracco di Weimar. O Bracco di Weimar, ecco, abbiamo imparato una razza che ha un nome molto particolare. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. E buon proseguimento, grazie, ciao. Ciao. Ciao.